Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Marco. Salve. Eccoci al terzo appuntamento con le nostre pillole. Ormai si può dire che siamo esperti del terzo settore e sono molte le domande che arrivano in redazione, che stanno arrivando in redazione. Quindi passo subito alla prima domanda e ti chiedo, in che modo un ente del terzo settore si finanzia? Ben trovati a tutti e a tutte. In che modo un ente del terzo settore si finanzia? Direi che ci sono quattro modi, grosso modo, perché un ente del terzo settore possa fare provvista. Allora, il primo è quello che riguarda il circuito bancario, quindi un ente del terzo settore che ha le caratteristiche per poter avere l'accesso al credito in una banca, può usufruire dei prodotti bancari che servono appunto al finanziamento a breve, medio o lungo termine. Un secondo modo per cui un ente del terzo settore può finanziarsi è quello di ricorrere alle istituzioni pubbliche e private, ovvero ai bandi che vengono fatti da istituzioni pubbliche o private che vanno a premiare progetti meritevoli. E quindi vincendo un bando per un progetto presentato si ottiene il finanziamento di quel progetto. Poi ci sono i bandi dei privati, quindi il ricorso a istituzioni private. Ecco, in questo periodo di Covid-19 la Fondazione Internazionale Terzo Millennio Onlus, che è la fondazione del credito cooperativo, ha emesso un bando straordinario per il Covid-19, quindi un bando dove venivano erogati dei contributi a fondo perduto. La Fondazione Terzo Millennio, tanto per continuare nell'esempio, solitamente tutti gli anni emette un bando che si chiama Laboratorio Italia, prima si chiamava Laboratorio Sud, perché era circoscritto alle regioni del Meridione, adesso invece è aperto a tutta Italia, quindi è Laboratorio Italia. Dove appunto vengono premiati sempre con contributi a fondo perduto bandi presentati da cooperative o associazioni clienti delle banche di credito cooperativo. E la cosa bella di questo progetto, di questi bandi emessi dalla Fondazione Terzo Millennio, è che non è soltanto la mera erogazione del denaro, ma insieme all'erogazione del denaro viene dato anche un tutoraggio e un monitoraggio sull'attività di impiego di quei fondi, quindi sullo sviluppo di quel progetto premiato. E questo monitoraggio e tutoraggio è fatto da personale in pensione del credito cooperativo. Poi ci sono le aziende. Diciamo che le aziende possono essere possano fare una buona leva finanziaria per gli enti del terzo settore. L'azienda può fare sponsorizzazioni, l'azienda può fare donazioni, l'azienda può mettere in pratica degli strumenti di marketing al servizio del terzo settore. In quest'epoca di Covid-19, noi del gruppo bancario Iccrea, ma anche le BCC a noi affiliate, hanno messo in piedi uno strumento di marketing che si chiama payroll giving e consiste nel fatto che il dipendente della banca o di quell'azienda, diciamo, ha donato un'ora, mezza giornata, un'intera giornata del suo lavoro in beneficenza. Un'altra forma di marketing che può ricorrere tali aziende per sostenere il terzo settore è il cause and relate marketing, che consiste nel fatto che un'azienda decide di stornare in favore di un ente del terzo settore o di un progetto una parte dei ricavi legati ad un prodotto. Quindi abbiamo detto banche, abbiamo detto istituzioni pubbliche e private, abbiamo detto aziende in vari modi. E poi ci sono le
le donazioni fatte dagli individui mediante 5 per 1000, le donazioni spontanee, lasciti e quant'altro. Ok, ti faccio allora un'altra domanda. Per quanto riguarda il sostegno alle attività da parte delle persone o appunto, come hai detto tu, da parte degli individui, questo può avvenire in vari modi, giusto? Sì, sì, diciamo, se ci concentriamo sulle donazioni degli individui, certo, può avvenire in vari modi. Quindi c'è sicuramente la raccolta fondi la donazione di fondi di cui torno a parlare tra un attimo, però c'è anche la donazione del proprio tempo e del proprio talento. Quindi il volontariato, lo abbiamo già detto, è una donazione del proprio tempo per svolgere in maniera gratuita un'attività per il bene comune, eccetera, eccetera. Quindi c'è una donazione di tempo e di talento, ma ci possono essere anche le donazioni cosiddette biologiche, relativamente alla raccolta fondi, che abbiamo detto il codice del terzo settore dedica un articolo, l'articolo 7, alla raccolta fondi, la definisce e diciamo che lascia ampio margine di manovra agli enti del terzo settore che mettono in pratica una raccolta fondi a cui dovrà corrispondere una donazione di un donatore. La cosa che è importante e che il legislatore la sanzisce è che il rapporto fra sostenitore pubblico e ente verso il quale andrà questa donazione deve essere caratterizzato da tre principi: la verità, la trasparenza e la correttezza. Poi, una volta che so che ci sono questi pilastri, io mi posso sbizzarrire nelle varie tipologie di raccolta fondi che posso mettere in piedi. Ecco, hai ricordato la raccolta fondi disciplinata dall'articolo 7 del codice del terzo settore. Affinché questa abbia successo, quali sono le regole che bisogna seguire? Il segreto è, e la regola quindi, è quella di stabilire una relazione. Quindi la regola generale è questa. Poi certamente, a seconda di quella che è la declinazione della raccolta fondi, quindi dell'attività di fundraising che l'associazione mette in piedi, ci sono delle regole particolari. Vi faccio un esempio: la comunicazione che io uso, se faccio una campagna sul web di crowdfunding, è diversa dalla comunicazione che uso se io dialogo faccia a faccia con un potenziale donatore. Per chiudere questa domanda, quindi relazione tra donatore e ente, ma poi la consapevolezza che la raccolta fondi non si improvvisa, è un qualcosa che bisogna metterci a tavolino in più persone, magari con abilità diverse. C'è chi è bravo a scrivere, chi è bravo a fare video, chi è bravo a parlare faccia a faccia, eccetera, e quindi va pianificata. Ecco, ci vuole un bel piano sottostante. Va bene, e ancora una volta grazie della disponibilità. Stiamo andando sempre più nello specifico e quindi secondo me si fanno sempre più interessanti le cose proprio per questo. E speriamo di vederci alla prossima, di continuare. Un saluto a tutti e ciao a tutti. Alla prossima. Alla prossima, ciao.